Il primo trofeo nazionale di calcio giovanile One Family Sport Città di Teramo, questo è proprio il nome. È un evento sul quale stiamo lavorando da mesi, diciamo da quasi 8 mesi, dove crediamo che debba essere solo l'inizio di questo tipo di iniziative di tipo calcistico giovanile, iniziative che io vivo tutto l'anno con mio figlio. In giro per l'Italia, non nascondo che anche da quello che vivo, diciamo, viene fuori poi quello che è il format di questo trofeo, cioè il diversificare da tutti gli altri tornei, quindi un torneo unico nel suo genere, non quanto per il lato calcistico, perché in Italia ce ne sono tanti di tornei di tipo calcistico tipo questo, ma quanto per la combinazione di tutti gli altri eventi che diciamo vengono che ci saranno durante la manifestazione. Quante squadre e su quali impianti? Allora, sono 20 squadre per categorie, come diceva Massimo prima, i 2014 giocheranno all'interno dell'Interamia Sport Village, i 2011 e 2012 verranno suddivisi su quattro impianti, e sono il campo Acquaviva, Bonolis Center, il campo Malatesta a Colatterrato, il campo Dino Besso di San Nicolò e lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Lo stadio Bonolis si riaprirà anche a Città di Teramo, non solo per questo torneo? Allora, questa non è una domanda al quale oggi ti posso rispondere, ma perché, ripeto, è una domanda che sicuramente sarebbe bello, ma ci sono tante cose da risolvere.